Oggi biscottini vegani buonissimi. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Bene, ciao a tutti e benvenuti qui, amici vegani, amici di tutte non le vegani. Etnie, mi raccomando, di tutte le razze, di tutti i generi. Allora, benvenuti sempre qui sul Due Cuori e una Cappa, dove oggi la ricetta è sempre presente per tutti quanti. Durerà ancora a lungo? Basta parlare, basta. Andiamo a fare questi super biscotti buonissimi, anche se vegani, e dopo ci soffermeremo per le chiacchiere. Ed ecco gli ingredienti per nostri pangoccioli super buoni con la frolla senza burro e senza uova di Montersino, un po' rivisitata. 300 g di farina 00, 80 g di acqua, 150 g di zucchero, 80 g di olio. Io lo uso tutto di semi, nella ricetta di Montersino è metà di semi e metà di oliva, quindi 40 e 40. Se avete però un olio troppo forte, troppo buono, come quello che ho io a casa, che è proprio un olio buono, di frantoio vero, e allora vi consiglio di usare l'olio di semi, perché sennò il sapore dell'olio inficerebbe sul gusto dei biscotti. 8 g di lievito per dolci, io quello vanigliato e va benissimo, un pizzico di sale, in più aggiungerò un cucchiaino di essenza di vaniglia, lavoro tutto in planetaria con gancio a foglia, ma voi potete farlo anche a mano perché è una normalissima frolla. In più una tavoletta di cioccolata, io ne userò 80 g. Cominciamo subito. Nella ciotola della planetaria versiamo la farina, il pizzico di sale, gli 8 g di lievito, i 150 g di zucchero, gli 80 g di olio, e gli 80 g di acqua. Aggiungo anche il cucchiaino di essenza di vaniglia e faccio girare in macchina molto velocemente. Ok, tutto in planetaria, parto a una velocità bassissima. Mescolo un po' a velocità media. E do un giro veloce a velocità alta, molto veloce. Ok, lascio qui 2 minuti e vado a tagliare il cioccolato a pezzetti. Se avete le gocce di cioccolata potete mettere anche quelle, io non le ho. Metto il cioccolato in planetaria e sempre a velocità bassa faccio amalgamare per pochi secondi. Ok, va bene così. Scaravolto il contenuto sul piano da lavoro e molto velocemente formo una pallina. Cellofan è in frigo per un'oretta o in freezer per un quarto d'ora. Giusto il tempo di preparare il forno e le leccarde. Come sentite, il forno già è acceso per preriscaldarlo a 180 gradi. Io lo uso ventilato, in caso voi lo avete solo statico, mettetelo a 190 gradi e preparo i miei biscotti. Quindi, toccando pochissimo la frolla con le mani, stendiamola. Comincio a coppare i vari biscotti, se qualcuno qui non fa il ladruncolo.
faccio la seguente, guardate, prendo un biscotto e lo taglio a mezzaluna, quindi porto questo in dentro così e schiaccio. Ok? Ok, in forno a 180 gradi per una decina di minuti. Ogni forno è a sé, potrebbero essere anche 15. Guardate quando sono appena dorati e tirateli fuori subito. Ed ecco qui i nostri biscottini belli e pronti. Belli, insomma, diciamo che la forma l'ha mantenuta, però gioca molto il ruolo del cioccolato. Fatelo con le gocce di cioccolato se volete che la forma si mantenga bene. Assaggio da caldo. È importante assaggiare la frolla calda perché se non risulta né insipida né stucchevole, è del giusto grado di dolcezza. E questa non è né insipida né stucchevole. In più, se non vi lascio la lingua felpata, vuol dire che è una buona frolla. Adesso lasciamoli raffreddare e vediamo se vengono anche croccanti e friabili. Adesso l'assaggiatore ufficiale ci dirà come sono. Prego. Sì. Sono croccanti? Sì. Hanno un buon gusto? Attimo. Che faccia seria, dovreste vederlo. Buonissimi. Delicious, vero? Ci vediamo subito dopo le foto, che devo scattare subito, sennò qua i golosoni spazzolano via tutto. A dopo, ciao! Avete visto come è semplice fare questi biscotti? Veramente, per tutti quelli che sono intolleranti alle varie cose, questo è un biscotto proprio per tutti, veramente, senza rinunciare al gusto. Una scelta etica nell'essere una scelta vegano. Etica anche. Quindi, ragazzi, non sempre una cucina vegana è sinonimo di cucina piena di privazioni. Molto spesso, il più delle volte, significa mangiare cose buone. Bravo. Come in questo caso, assaggiate questi biscotti di cui Enzo è ghiottissimo. La frolla è la frolla di Luca Montersino. Ti salutiamo, ciao Luca! Ciao Luca, grazie per le tue ricette, che è una frolla fantastica, che presto mi vedrete usare anche per una meravigliosa crostata che faremo insieme. Sempre una crostata vegana. Bravissima. Buonissima. Bene. Noi vi rimandiamo sicuramente al prossimo video, non prima di invitarvi sulla nostra pagina Facebook. Cercate Arte per te per cercare le ricette di Due Cuori Una Cappa, vi lasciamo il link qui giù in info box. Arte per te, pennello bianco su fondo rosso, ho unificato tutti i miei canali, sì, sotto un'unica pagina. C'è stata una mega fusione di miliardi e di miliardi di euro, sì, siamo stati quindi assimilati a questo grande canale, e quindi noi ci vediamo sempre qui sulle nostre tavole prelibate. Alla ciao. Prossima.